Grazie Presidente, io sono molto contenta che finalmente questa delibera approdi in aula. Innanzitutto perché, come già ha detto giustamente l'assessore, ma anche ha ribadito il consigliere Coia, Presidente della Commissione Commercio, è questo un settore che sicuramente necessita del giusto sostegno e del giusto riconoscimento, ma soprattutto per riuscire a sopravvivere in questo periodo così particolare. E io mi vo voglio auspicare che questi, non ho letto bene tutti i dettagli della delibera, però voglio auspicare che questa esenzione dalla COSAP, queste agevolazioni, siano non solo per quanto riguarda i mercati rionali e tutte le altre categorie già citate nel discorso introduttivo dall'assessore Gafarotti, ma auspico che siano diciamo a beneficio anche di un importante settore quale è quello delle edicole. Non dimentichiamolo che le edicole durante il periodo della pandemia sono rimaste aperte e hanno svolto un importante servizio, molte di loro di ausilio dell'amministrazione perché riuscivano e erano state abilitate non solo per il rilascio dei documenti dell'anagrafica, ma anche per la raccolta delle domande e dei sussidi necessari per le persone che erano in stato di necessità, quindi anche per i buoni pasto e tutta una serie di necessità della popolazione. Quindi sono rimaste aperte e sono state di ausilio e anche di sostegno all'amministrazione in un momento in cui era poi difficile riuscire anche ad effettuare i servizi al pubblico ed era anche difficile, visto il blocco degli spostamenti, anche per le persone spostarsi troppo distante dalla propria abitazione per poter fare le richieste di cui necessitavano. Ecco, io auspico che questo sia un beneficio che va anche in direzione delle edicole, perché credo che se lo meritino e sia giusto. Voglio spiegare questo e spero che magari l'assessore possa chiarire questo punto. La ringrazio, Presidente.